lasciare Milano le dà un'emozione di qualche tipo? Ma naturalmente io mi sono affezionato a questa città e a questo teatro, e mi sono affezionato non alle mura, le mura esistono a prescindere, cerco di tenerli in ordine io, sono un po' il custode, ma mi sono affezionato ai 900 persone che lavorano qua, e oui, e anche al pubblico, e io non posso fare tre passi senza di essere accolto da una parola carina qua a Milano. Allora è bello, e naturalmente non sono di pietra né di ferro, allora naturalmente mi dà un po' di malinconia di lasciare. Come ho lasciato Vienna con malinconia, come ho lasciato Parigi con malinconia, perché la carriera che ho fatta, che sto facendo, è una collezione di emozioni. Parlava il regista della guerra come tema fondamentale che ritorna in questo momento. Dove vede questa attualità, cioè l'attualità di quest'opera in questo momento storico che lei ritrova? Ripeto, noi abbiamo questa idea naiva, ingenua, che l'umanità faccia dei progressi, e poi quest'opera ti mette il dito su una cosa abbastanza crudele, che in fondo l'umanità non fa tanti progressi, è sempre la stessa, e queste pulsioni che mettono le persone in movimento, per esempio l'idea di vendicarsi, sono a volte molto forti. Poi quest'idea di essere più forte dell'altro, eccetera, eccetera, infantile, ma comunque produce dei disastri.